cittadinanza attiva. Questi sono i temi che ci hanno visto più impegnati in questo mese di novembre come amministrazione comunale. Dal punto di vista culturale è stata inaugurata la stagione teatrale del Ravarini, 160 abbonamenti, si conterà un grandissimo numero di presenze, come sempre è avvenuto, il teatro comunale, il teatro civico che gestiamo senza perdite, un piccolo attivo a dimostrazione che anche la cultura può non essere in perdita anche quando è gestita direttamente dall'amministrazione comunale. Fino a dove poco tempo fa c'era un rudere, oggi c'è un teatro. E fino a dove poco tempo fa c'erano degli uffici dell'amministrazione, come questo bellissimo luogo, la Galleria Barberini, dove c'era l'ufficio del sindaco, oggi c'è un museo. 70 visite guidate, 1800 accessi di bambini e bambine delle scuole che hanno potuto visitare questo museo, un vanto sia per l'amministrazione che sicuramente per la città. Sulle politiche sociali, noi abbiamo ribadito alla città la presenza di un contributo di 189.000 euro che deve essere speso in favore della morosità incolpevole, cioè di tutte quelle famiglie che non possono più pagare in presenza del contratto di affitto, non possono più onorarlo perché sono mutate le condizioni di reddito, hanno perso il lavoro e che possono trovare un sostegno. Questo fondo messo a disposizione dall'amministrazione erogato dal governo nazionale, che costituisce una misura sia per le fasce deboli, in favore delle fasce deboli, dicevo, sono in una situazione di particolare sofferenza nel caso del pagamento dell'affitto, sia per chi il proprietario di una casa deve rientrare di una somma che, diciamo, della quale è giusto che rientri. Allo stesso tempo, da domani partirà il REI, questa forma di inclusione sociale che garantisce anche qui le fasce della città, persone deboli e in difficoltà, la possibilità di avere un reddito in base a componente del nucleo familiare, la presenza di minori, con una preferenza per chi ha più di 55 anni, che ha, diciamo, magari anche perso il lavoro, fino a 18 mesi, da un minimo di 187 euro, al massimo di più o meno 470 euro, in base alle valutazioni che faranno i nostri servizi, alle condizioni di ricevo di reddito e sostanziali del proprio nucleo familiare, con la necessità, anzi l'obbligo, di abbinare a questo sostegno l'adesione a un progetto di reinserimento, di ricollocazione, di professionalizzazione, insomma, nel mondo del lavoro, che possa garantire, dopo questo sostegno che ha una lunga durata, che comunque è temporanea, anche un corretto reinserimento autonomo della persona in difficoltà, del nucleo familiare in difficoltà, che certamente può collaborare. Nel campo del decoro della città, degli interventi sui luoghi della città, avete visto la messa in sicurezza di via Filippo Turati, che da troppi anni era attesa, il posizionamento di un semaforo ben più visibile nel sottopasso di via Nomentana, gli interventi che abbiamo fatto sulle strade di riasfaltatura, che da un po' di tempo tardava, abbiamo rimesso insieme un po' di fondi, ci abbiamo lavorato in questi anni e oggi siamo nella possibilità di investire in questo, secondo me, con soddisfazione dopo aver fatto un buon lavoro nel reperimento delle risorse, come avrete visto gli interventi di potatura che stiamo facendo in città, Largo Procida, via Ponza, via Aldo Moro, via Martiri di Via Fani e per ultimo gli alberi sul nostro Vincetto, all'Arco del Vincetto, che qui è una segnalazione che c'era arrivata nel corso dell'assemblea del centro storico che si è tenuta proprio alla metà di questo mese, decine di partecipanti, cittadini che ci hanno fatto delle proposte, in maniera molto severa delle critiche, hanno maturamente riconosciuto i risultati ottenuti, ci hanno spronato insomma a continuare, ci hanno detto anche come, espresso anche delle insoddisfazioni, ma abbiamo raccolto tutto questo perché è importante per proseguire in questo lavoro di valorizzazione del nostro centro storico. Vogliamo che i cittadini, quindi i suoi abitanti, chi lo frequenta, i pubblici esercizi, le botteghe che vi sono localizzate convivano, diciamo, pacificamente, ciascuno trovando nella valorizzazione del centro storico il motivo, diciamo, di un'adesione, di una presenza del luogo più caratteristico e importante della nostra città. 120 alberi che pianteremo in queste settimane nella nostra città, che si sommano agli 80 piantati nel progetto Plus, gli altri 30 che pianteremo all'incrocio tra via San Robertini e la Nomentana, quindi abbiamo 230 alberi più da quando abbiamo iniziato ad amministrare, vorremmo piantare altrettanti, ci piacerebbe arrivare almeno a 500 qui alla fine della consigliatura. I primi li abbiamo piantati insieme ai bambini delle scuole, ci piace diffondere
questa cultura e cominciare da loro. Come ci piace vivere in una città che in questo mese, attraverso la sua azienda municipalizzata, che si sta avviando al suo 9° anno di bilancio inattivo, azienda a capitale totalmente pubblico con 9 anni di bilancio inattivo, il pubblico funziona come funziona il nostro teatro comunale, che non ha perdite, eppure è gestito direttamente dal comune, funziona la nostra azienda, che non ha perdite, ha un piccolo attivo e fornisce una quantità di servizi importanti a tutta la città. Dicevo, attraverso la nostra azienda, Extremadura Onlus, attraverso gli scout, attraverso tutti i cittadini che si sono mobilitati in questi mesi, abbiamo dato un segnale alla città e anche a chi la viola sporcandola, depositando i rifiuti in maniera non autorizzata. Quel nostro monumento naturale che con tanta fatica abbiamo individuato, localizzato in un'area pregiatissima, dove prima c'era una fornace, oggi ci sono laghetti intorno e dentro i quali vive una fauna e una flora, vivono fauna e flora importantissimi, sono custoditi da una città intera. L'amministrazione farà sempre più controlli, metterà in campo sempre più soluzioni per fare in modo che quel luogo non sia violato. È un segnale importante che però dove si sporca, dove si viola, si violenta un territorio, noi interveniamo come amministrazione e come città a ripulirle, e questo credo sia un elemento di grande soddisfazione. Bene, altre cose sono state fatte in altri campi, come l'approvazione del regolamento per la valorizzazione, la custodia, la rigenerazione dei beni comuni, grande strumento di cittadinanza attiva, come un profondo strumento etico, è stato il codice etico per gli amministratori del comune che abbiamo approvato ieri, proprio in una seduta del Consiglio Comunale di ieri, che diventerà parte del nostro statuto e che costituisce, diciamo, una pietra miliare del nostro modo di interpretare l'amministrazione, tant'è che abbiamo fatto un punto di valorizzazione del nostro programma. Ci rivedremo a dicembre con gli aggiornamenti, il mese di dicembre, che chiudono un po' questo anno, sfruttando un canale importante. Noi siamo stato il primo comune del Lazio a dotarci del profilo social, questo ci serve per ascoltare le critiche, per ricevere le più possibili segnalazioni, per tentare di intervenire con più ordine, più tempestività rispetto a quello che ci segnalano le persone, ma anche per informarvi su quello che facciamo. Oggi l'abbiamo usato così, continuiamo ad aspettare le vostre critiche, i vostri giudizi, le vostre segnalazioni e proviamo anche a comunicarvi quello che nel frattempo avviene in città e che magari non sempre viene notato nella giusta misura. A dicembre!